Eccoci qua, come promesso, siamo tornati in diretta. Come detto, sempre dal palazzetto TAC. Abbiamo vissuto la vittoria delle ragazze su Cingoli ed ora squadre che stanno per entrare in campo. Torniamo live per la Serie A Berretta maschile. Sì, sì. Questa volta, attenzione, ovviamente Cassano Magnago contro Pallamano San Giorgio Molteno. Okay. Cambio della guardia anche per quanto riguarda la voce, quindi non c'è più Cristiano Bragion, ma a farmi compagnia, l'avete già sentito. No. In sottofondo il mitico e sempreverde Cassio Preti. Ciao, vi saluto tutti, bagnati e asciutti. Saluto anche il mitico Luca, Davidino e Davidone. Esatto, poi sono Davide sta Bianchi, ridendo, è tornato in Davidone. Regia e ha lasciato il posto alla telecamera al nostro altrettanto mitico e sempreverde Davide Cenci. Chi c'era prima? Chi c'era? Cristiano Bagione e Davide giù alla telecamera. Ho capito. Bene, bene, tutto pronto ovviamente. Si parte 0-0. Cassano in completa tenuta amaranto con gli inserti neri, quindi la versione dark. Yes. Mentre per quanto riguarda Molteno, classica divisa oro-nera. Oro-nera. Vedo. Tanto che le squadre entrano in campo, ricordiamo innanzitutto la partita sarà arbitrata dalla coppia Di Domenico Fornasier. Coadiuvanti al tavolo dal commissario delegato FIGH Fabian Dario. Il Super Fabian. Le altre partite di questa decima giornata, siamo giunti tra vari rinvii e quant'altro alla decima giornata, quindi si sono concluse nel pomeriggio. Vittoria dell'Eppan in trasferta a Siracusa per 30-32. Vittoria in casa invece del Fondi tirata 26-25 sulla Santarelli Cingoli. Si sta giocando con Versano Merano, magari andiamo a vedere anche il parziale. Spippola invece rinviate Sassari Bolzano, Siena Brixen e Fasano Pressano. Sta per partire il match, ecco qua, ecco. Partito quindi, primo attacco, primo possesso palla per il Cassano Magnago. Vediamo subito in Cassano che parte con i balli, Moretti, Fantinato, Terzini, Bassanese e abbiamo visto ecco Saitta all'ala, pivot Dorio, in porta Luca Monciardini. Parte Luca. Moretti va al centro. Giro di palla prolungato, Molteno che gioca in 5-1 per questa prima fase del match. Sì. Scarica per Bassanese, peccato, ma non controlla la palla. Pallone basso e Bassanese si abbassa per cercare di raccogliere, ma non riesce. Palla in fallo laterale, possesso palla della squadra del Molteno in attacco in questo momento. Tanto è terminata con Versano Merano, risultato finale vittoria di per i padroni di casa pugliesi 29-25, il risultato in favore del Conversano. Sì, registriamo anche questo. Classifica rapidissimamente, non contando i risultati di oggi: Sassari 15, Conversano 12, Bolzano 12, Siena 11, Cassano Magnago e Trieste 10, Pressano Eppan 8, Merano 7, Brixen 4, Cingoli 3, eccolo Fasano lì. Fondi Abatro 2 e Molteno 2. No, daglielo, scusate ragazzi. Palo clamoroso. Scusate, ma sono andato da Saitta e gli ho detto 5 minuti fa. Farei un anticipo, spero. Me l'ha già fatto nella prima azione. Sciacallone, peccato. Comunque, che poi non nulla ha segnato. Di fatto, esatto. Non ha segnato. Loro ho sbagliato, dirgli solo anticipo e poi segna. Esatto, ecco. Non sei stato preciso. Sarò più preciso. Devi essere tassonomico e non nozionista, esatto, ricordiamoci. Esatto, saremo precisi di Cavenago, effettivamente. Successivamente. Avanti, in attacco. Passivo. Uno, due, scarico tre, quattro. È arrivato il tiro alla fine, ma è arrivata anche la manona di Luca Monciardini. Riparte il Cassano in seconda fase. I balli. Cambio di direzione. Balli al tiro e questa volta realizza prima rete del match per Ardian Iballi al secondo minuto di gioco. 1-0, cambio di direzione a destra e ovviamente tiro sotto la traversa. 1-0 al duesimo, ho detto secondo, del primo tempo. Duesimo mi è piaciuto. Facciamo dei francesismi, cose strane che ci permette la grammatica italiana. Quindi 2-26, 1-0 Cassano in difesa in questo momento, un attacco il Molteno che cerca di sbloccare. Cambio di direzione. Scarico. Ancora Moncia. Il pivot e poi più lesto riprende la palla e Andrea Dall'Aglio.
pivot della formazione lecchese che più lesto ad avventarsi sulla respinta di Luca Monciardini. Direi secondo numerello Monciardini, forse primo, sì, l'altro era ordinaria amministrazione. No, insomma, comunque, esatto, mettiamo c'era, mezzo, c'era, c'era, mezza crocetta, mezza crocetta primo. Questo c'era Paratona, peccato che con quattro difensori la palla è andata a finire al pivot. Uno pari, 3-0-1, Moretti, e mi va a servire Balli in rigore. Bello questo scarico Moretti Balli, l'ho visto poche volte. Chi è che tira? Vediamo se Moretti e Balli tira Moretti, allora vedremo. No, credo che venga, no, esatto, ecco qua, arriva dalla panchina Thomas Bortoli contro Gabriele Randes. Non faremo, non vedremo la super rotazione di Moretti, vediamo 8-1, finta. Ed eccolo lì, gol! Va a realizzare. Rientra, esce Tommy e rientra l'ala del Cassano che si va a posizionare sulla posizione sinistra, numero 40 centrale, numero 7 della Molteno a sinistra, numero 55 l'ala. Vediamo i Balli che esce profondo. Molteno neopromossa che ha però investito molto in campagna acquisti, sono arrivati. Ah, bel gol! Eccolo qua, numero 7. Con numero 7, frutto del vivaio, il giovanissimo Redaeli. Dicevamo invece gli acquisti in campagna acquisti, principalmente Daniele Soldi da Cologne e Carlo Sperti all'ala destra, oltre a Kezenevic. Eccolo qua, proprio Soldi inquadrato. Ma dici che è il numero 43, no? Sì, Soldi, Daniele. Sì, bravo, sì. Un ottavo, c'è una certa... Doppio pivot del Molteno in questo momento. Pivot ritorna all'ala, riparte Tessino. Che parte in 6-0 in questa centrale. Prima fase. Molto bravo, numero 40 va a segnare. Che Zenevic, appena citato, vantaggio Molteno. È chiamato sciacallone di un Luca. Cassano che prova in velocità. Sci, scaricone. I Balli riparte, non riesce, va dentro. Si alza Sci da fuori, non trova la porta. Pallotto della traversa, attenzione, contropiede attenzione. Per Alonso. No, ci sta lì Saita, lo tiene. Saita. Bravo Saita. Palla riparte Luca, dammi di qua, va avanti. Fantinato sul binario di destra. No, aspetta, no. Toccato con il fianco il difensore della. Ho visto che Molteno guadagnava tempo per far arrivare Gabriele, sì. Pensavo scaricasse, poi invece ha cercato Bassanese dalla parte ha opposta. Ha dovuto andare in diagonale a sinistra, non poteva più vederlo. Ovviamente la difesa ha fatto buona guardia, spizzicando la palla in palo laterale. Molto si rimane bravo in attacco. Il numero 40 del Molteno che è andato con la parte sua parte destra del corpo. Mi va i Balli, secondo pivot. Moretti che entra. Da recuperare per il Cassano. Viene ruzzato e si tira dietro il difensore del Molteno. È 9 metri. Buona difesa del Molteno. Sì. 5-1. Adesso vediamo. Sì, è un 3-2. Vediamo. Ecco qua. Fanti scarica troppo largo per l'ala sinistra del Cassano, persa palla, 3-2 Molteno, mi sembrava sì, che non fosse in vantaggio il Cassano ed è qua in velocità, ed è anche 4-2 Soldi Daniele allunga Molteno, 4-2 Moretti, ecco persa ancora qua. Una palla persa, ma si butta i Balli, poi la recupera Fantinato. Moretti che scaricherà, non scarica, aveva la possibilità di scaricare prima, fa buona guardia Edoardo Dall'Orto. Quindi 4-2 per il Molteno, non mi sembrava che fosse in vantaggio sì, Cassano. Sì, c'è stato quindi è stata un'inversione di punteggio e quindi era 3-2 Molteno che ha fatto subito il 4-2. Attenzione, cosa mi stai dicendo Davidino? Con quei giusto, preciso, preciso. Ecco Moretti secondo pivot, mi va i Balli, cambio di direzione, arriva Fanti che mi serve, primo palo ma non prende la porta. Credo che la abbia toccata anche Senta. Randes, comunque darsi, non cambia, non, esatto, non c'è stata marcatura dall'orto per sì. Sperti. E subito paratone di Luca. Crociona, questa piede è netta. Sinistra risalire che va a toccare con il collo del piede a buttare fuori la palla. Lascia il primo palo ingolosendo Carlo Sperti ma poi glielo va a chiudere con il piedone. Sì. Avete visto la speccata dove la sua piede sinistro è arrivato all'altezza della mano. Ci sono due reti da recuperare però non si può scherzare. Yes. Molteno è scesa qua al palazzetto Tacca convinto di poter portare a casa i due punti e per ora ci sta mettendo tutta la forza e la voglia di per poter fare ciò.
I balli doppio appoggio, viene smorzato. Contratto bene, e quindi portiere fa ripartire la seconda fase del... Molto bene, palo! Un pozzico di fortuna questa volta per Moncia, che ha visto il palo aiutare a ribattere il tiro di Soldi. Molto ancora. Molto bravo Soldi in caduta sinistra, caro Davidino, di metterla di là, l'ha messa di là, però era troppo... Era superato Moncia, ma sì. Il palo ha detto no. Grazie palo. Sì, ma la difesa del Cassano ha lasciato fare un po' a Soldi quello che voleva lui. Iba, cambio su Fanti, fuori Fanti, beh, in velocità così diventa ingestibile per il portiere, anche perché la difesa non ha coperto minimamente. I difensori per pensavano dritto. Al doppio appoggio, invece lui si è alzato i suoi 4 centimetri e è riuscito a segnare. Corsa a distanza il Cassano, sempre una rete da recuperare, ottavo minuto, sempre Molte. Molto bene il Molte. Alonso dall'ala sinistra, poi abbiamo detto Soldi, Redaelli e Kezenevic che si alternano nei tre ruoli centrali. Risale doppio anche pivot, Alonso, andrà doppio pivot. Starà lì, poi va subito all'ala. Vedete, l'abbiamo già visto. Risale il terzino, scarica centro, cambio di direzione. Ricominciamo col pivot lì, tutto più difficile. Ancora Moncia. No, recupera la palla a Redaelli, ma l'area. Dentro l'area, quindi rimessa del portiere, riparte, vediamo se c'è la seconda fase. Grande prova a spingere Moncia, Moretti. Cos'è? Ha tagliato fallo pivot, del pivot. Pivot. Deve stare attento Dorio, sì, perché Dorio. Con questa coppia arbitrale non è stato fortunato in quel di Sassari, dove prese cartellino rosso per somma di 3 minuti dopo solo 20 minuti di gioco. Quindi mannaggia, ricordiamo, siamo attenti. Adesso anche adesso... questa fischiata contro, deve sì. Stare calmo. Sì, l'arbitro di fondo ha guardato bene se il pivot stava fuori dall'area o toccava anche solo la riga e ha fischiato immediatamente 4-3 Molteno, 9-27. Bella partita. Esce il pivot, lunga manovra del Molteno, sì, cambio di posizioni che si porta, eccolo lì, scarica ancora, finta, risale, poi sarà lui, no, è passivo, Sperti dall'ala, bravo, ancora Moncia, no, fischiato, tiro un po' sporcato, sotto attenzione, fallo, Ibal, cerca lo sfondamento, dall'aglio, Fantinato, ancora i balli, Moretti sì, scarica per Bassanese, buono l'angolo e va a realizzare Stefano Bassanese dall'ala. 4 pari il Cassano quando gira palla, avete visto però l'azione, la superiorità numerica l'ha creata i balli, che a questo punto aveva solo da scegliere se andare lui o scaricare, che, avendo certamente l'ultimo passaggio senza difensore. 4 pari, 10-18, bravo e Molteno. Rimette le cose a posto Cassano, ricucito il break di due reti, però yes. Ne mancano 50, siamo 4 pari, quindi tutto da rifare, tutto da riscrivere ancora. Caro il Luca, risultato. Tu pensi che prima di partire eravamo là, io, Gianni Breda del Molteno, poi è venuto anche Zaffarone, in 3 ci siamo trovati come ai vecchi tempi. Esatto, eccolo, vediamo lì. Le sfide Cassano-Molteno si perdono nella notte dei tempi. Esatto, no, esatto. A proposito, in settimana Gianni Breda era del Cassano, attenzione. Sì, sì, però arrivava sempre da, sì. Da Molteno. Ah, no, è andato dopo. È andato dopo. Intanto il rigore per il Molteno. Scusate la diversione, ma ogni tanto Kezenic ci sta. No, noi l'annunciamo, intanto che Kezenic si prepara al tiro. Vediamo Kezenic contro Monciardini. Sì, l'ha toccata Sciacallone. La tocca, ma non riesce a fermarla. Sì, beccati questo, Luca, te lo metto qua. Dicevamo, in settimana ci hanno mandato un link di un video preso dall'Istituto Luce, che faremo un articolo, posteremo. Sì, sì, assolutamente sì. Era addirittura una giornata organizzata dal Comune di Cassano, quindi giornata dello sportivo, 27 luglio 77. Con già 3 anni che giocavo. Sì. Nell'ambito delle manifestazioni di questa giornata dello sportivo c'è anche una partita amichevole del Cassano Pallamano contro la squadra di Zagabria, quindi in questa chicca c'è questo filmato in cui si vedono, io ho riconosciuto Petazzi e Facchetti, probabilmente okay. Ci sei dentro anche tu, poi te lo faremo visionare grazie, con attenzione. Grazie, grazie. Errore del Cassano in attacco. 5-4, bellissimo pallonetto. Classe immensa per Carlo Sperti dall'ala, semi pallonetto. E di nuovo 2 Luca, di nuovo 2. Nuova allunga più 2. Contratto i balli, ma... E poi panata di Randes, contropiede del Molteno, attenzione, possibilità del più 3 addirittura. Pivot. Vediamo Dall'Orto che dopo aver fatto il suo compito in difesa e aver portato la seconda fase dà il cambio a Kezenevic, che invece attenzione. Gioca solo nella parte offensiva. Attenzione ovviamente che
Il Cassano rischia il più 3 da parte del Molteno. Possibilità del 7-4 Molteno, Luca, non so se mi spiego. Sì, sì, possibilità di allungare per il Molteno che finora ha sempre mantenuto il pallino del punteggio. Cassano ha inseguito per questi primi 12 minuti. Prova Redelli, tiro deviato da Moretti, mi sembra, Moretti, o Dorio. Sì, sì. Uno dei o Moretti ultimi. O Dorio, sì, c'era lì. Comunque Balli, funziona ma... il muro, ma possesso palla ancora per gli ospiti. Ovviamente Luca gli ha detto, eccolo lì, risale, subito pescato da terra. Fanti, che lo vede, che lo vede. Per Bassanese. Lo sciacallo Bassanese. Era già là un quarto d'ora prima però Luca. Eh sì sì, perché è scattato subito su... Probabilmente pensavo un tiro dell'Onso, quindi a prescindere è scattato. Poi c'è stato il recupero palla in collaborazione tra Saitta che ha sporcato e Fantinato che l'ha raccolta. Il tempo di raccogliere e lanciare e di darla là, Bassanese che non c'era già nessuno. Oltre ogni avversario. Cassano che accorcia, ma è sempre sotto di una rete con il Molteno che attacca. Abbiamo un mitico Cicci in difesa, caro Luca. Sì, l'abbiamo visto giocare anche in attacco, quindi per ora non vedo cambio attacco in difesa. Doppia di Redelli, recupera palla comunque Moretti, palla che per mi va, Dorio. Che mi va, Dorio. Tiro schiacciato, ma l'angolo di incidenza è comunque valido e la palla si insacca sotto la traversa. Rischio, rischio di, però, di buttarla clamorosamente fuori. Salta sopra la traversa. Diciamo che era un angolo calcolato un po' sì, sul pelo. Per fortuna che c'era l'inerzione, come diceva qualcuno, quindi la sua inerzia ha permesso che la palla andasse di là dal rimbalzo verticale e quindi entrasse in porta. Sei e pari punteggio, siamo quasi dal alla... 7-4 al 6 pari, sì. Luca. Cassano che comunque è inseguito in questo primo quarto d'ora, sì. 14 minuti di gioco. Redaelli prova soldi in doppio appoggio, non c'è fallo, alza. Non c'è sfondo, si può continuare, eccolo lì, ancora palla Saitta. Adesso me lo devi segnare, vada solo questa volta, me lo devi segnare, va a realizzare, primo doppio vantaggio anticipo. Cassano. Doppio anticipo di Saitta al 14esimo, uno al secondo minuto e uno al 14esimo, è suo marchio di fabbrica. 7-6, forse c'è stato un gol inizialmente del Cassano, ma diciamo segnaliamo il primo vantaggio potrebbe importante essere. Del Cassano su 7-6, sì. Perché magari abbiamo fatto noi il primo gol, non mi ricordo sì, esattamente, ma Cassano diciamo no, non mi ricordo. Il pallino era sicuramente in mano a Molteno, quindi sì. Segnaliamo il... Mi ricordo il 4-2, 3-2. Per il Molteno, ma non mi ricordo il primo gol. Segnaliamo comunque l'inversione di tendenza. Cassano che va porta avanti quando siamo giusto al 15esimo, quindi un quarto di gara se n'è andato. 7-6 punteggio. Prova da fuori i soldi, la tocca ancora Monciardini. Forse la palla usciva ugualmente, ma nel dubbio Luca l'ha toccata. È comunque soddisfatto del proprio gesto. Va ad incitare i compagni in panchina. Ora possibilità del Cassano di allungare a più 2. 5-1, vedo ancora... Il Molteno è 5-1, difesa 5-1 con Sperti molto profondo, la punta avanzata della difesa, ma gioca dentro il campo di pallavolo, quindi oltre i 10 metri. Moretti arriva Fantinato all'incrocio, sì, tira improvviso, sì. Non in doppio appoggio, adesso oltre il doppio appoggio si è inventato il tiro in semi-elevazione, salta quel tanto, probabilmente gli hanno preso le misure che lui tira il doppio appoggio sì. E fa... quell'accenno di elevazione tanto per togliere il tempo agli avversari, cioè ai tempi si chiamava elevazione la Franco Bozzini questa qua per cui conosciamo. 8-6 intanto Cassano che allunga sul più 2 e ci vuole parlare sopra allenatore della... non è contento degli ultimi minuti dei suoi giocatori mister Fedor Rodriguez. Molteno aveva la chance del più 3, poi qualcosa si è inceppato il meccanismo, è meno 2, non so se e parziale di 4-0 per il Cassano, perché da 4-6 a 8-6 sì. Quindi ci vuole parlare su, abbiamo visto addirittura spostare una, quindi si è seduto, bella questa cosa, quindi praticamente dai, dimmi, ha fatto alzare le riserve dalla panchina, sì, i giocatori che erano in campo davanti. Seduti e lui con la sedia seduto davanti a loro, quindi probabilmente a dare, nonostante qua. Dando informazioni concitate, a cercare di dare anche una, a livello anche di immagini, di comportamento gestuale, una sensazione di calma e di tranquillità. Ci mettiamo qua seduti, rilassiamo, respiriamo, intanto... vediamo le nostre esatto. Cose, vediamo di sistemare. E quelli che sono di schiena sono i panchinari, giusto? Esatto, preciso. Sì, sì. Mi piace questo anche atteggiamento. Me, dice, anche nei momenti più caldi del match, l'obiettivo è portare calma, dice, con la lucidità io risolviamo tutti parlando, i problemi. Io vi sto parlando, voi state sedute e recepite le mie direttive. Bello, bello. Bello, segnaliamo bello. Questo segnaliamo. Modalità di intanto gestione del time out di da parte di persone in Rodriguez. Panchina del Molteno, Colombo Brambilla arriva. Cosa c'è poi vediamo poi anche dell'orto. Il già citato Breda, che ovviamente essendo il stato un grandissimo portiere, era lì che parlava con Randers per dargli qualche indicazione
sulla specificità del ruolo. Il grande Gianni Breda, quindi 8-6, abbiamo già detto del cambiamento delle possibilità, dalla praticamente 7-4 era 6-4, è andato a 6-8 e quindi ci sono partite 4-0 per Cassano in pochissimi minuti, devo dire, forse sì, tre. Sì. Tanto siamo pronti a riprendere il gioco, è ripartito il gioco qua. Ricordiamo Di Domenico e Fornasiere, due direttori di gara, e fanno riprendere il gioco. Riparte Molteno, quindi 8-6, 16-09. Non vediamo cambi, quindi sempre gli stessi. Grande gol di Kezenevic. Che gol che ha messo Marco Kezenevic. Semieret a destra, palla bassa, tiro dal basso verso l'alto e gol all'incrocio del palo a sinistra per lui che tirava a destra per Supermonce che era in porta. Grande, grande gol di Kezenevic. Ovviamente l'allenatore non è contento perché il difensore ovviamente non poteva ha tardato un attimo, tardato. Quindi ovviamente quel tipo di tiri il portiere non li vede partire, no. Quindi se non gli vanno nella direzione giusta, che gli vanno addosso da soli, sono imparabili. Se sono molto golati, sì. Moretti! Prova a rispondere Moretti, ma viene respinto dal palo. Palo, la palla è andata di là. Ho visto la palla di là, ho vinto un muro, invece c'è stata la picchiata sul palo. Sul palo e sullo spigolo del palo andava verso il super sciacallo bassanese, che mi sembra che sia stato cambiato, sostituito. Adesso abbiamo alla destra. Esatto, cambio delle ali invece per Mister Collins. Ne avevamo concentrati sulla panchina di Molteno, siamo accorti dei cambi, quindi ha cambiato le due ali, dentro Bortoli a destra e Branca a sinistra, super posto di Saite e Bassanello, ovviamente per tenere alto il ritmo, tenere alta velocità. Mentre stessi uomini sono a vedere in campo per quanto riguarda il Molteno. Il Molteno che ha la possibilità del pareggio. Kezenevic ancora su Dorio, risale Soldi, non c'è spazio. Ancora Kezenevic, passivo. Soldi passivo, cerca di sfruttare il blocco del pivot. Non ci passa. Ci riprova, la palla rimane lì, ma è a questo punto no, fa segno l'arbitro, comunque c'è stata un'invasione. Quindi riparte. Mi va Fanti. Per Fanti Mato. Wow. Si era un po' disturbato, ma ha dato il vantaggio. Ha dato il vantaggio. Riparte Molteno, Alonso. Va a realizzare il pareggio, quindi ha funzionato la chiamata del time out con un parziale 2-0 a favore del Molteno questa volta e a riportare il tutto nuovamente in parità. Seconda volta che l'arbitro richiama il Cassano per riuscire a partire tutti assieme, dice pivot tu devi essere di qua e non con già proiettato sul campo avversario prima di ripartire. Quindi l'arbitro ha dato indicazioni al pivot su come ripartire dopo aver subito il gol. 8 pari, 18-24, bella partita. Quindi abbiamo una proiezione di, se siamo a 18, una cosa del genere, di 12-13. Eccolo lì! Grande schema del Cassano, nel frattempo colta completamente di sorpresa la difesa. Taglio di Bortoli, indisturbato, ben servito da Iballi. Lo schiaccia a terra, vede c'era un chilometro quadrato, tutti fuori, ovviamente una 5-1 profonda da questo problema. Segui il pivot, ma se ti taglia l'ala ovviamente non hai coperture. E comunque a riprova di quanto sia scoppiettante vincere questa partita, abbiamo dopo 18 minuti ben 6 marcatori per il Cassano e altrettanti per il Molteno, quindi 12 uomini diversi, 6 per parte, hanno segnato almeno una rete in questi primi 18 minuti. Vuol dire che le due squadre hanno un gioco corale completo, non ci sono i singoli che stanno emergendo, ma sono le due squadre che stanno giocando, e questa è la pallamano che ci piace. Eccolo lì, a momenti mi esce il Fantinato. Passivo, prova Kezenevic, ma ancora una volta Moncia. Bravo. Terza crocina, non era una parata appariscente, ma efficace. Si è portato a destra, è riuscito a abbassare il tronco, abbassare la mano destra accompagnato col piede e forse di fianco ha accompagnato la palla fuori. Però di corpo c'era ovviamente su dove la palla era indirizzata e questo è il grande merito del portiere. Sicuramente più incisivo sul risultato Luca, anche Randes ha fatto due belle parate, ma l'impressione che... Palo di Fantinato, palo basso. Peccato, riparte Molteno alla ricerca della parità. Se l'è perso. Buona l'azione di Redaelli che ha portato via tutta la difesa. Poi scarico puntuale per Alonso che solo Soletto ha realizzato la nuova parità. 9 pari punteggio, dentro ancora Saitta. E questa volta a riposarsi in panchina Fantinato e spostato Bortoli quando c'era Saitta, l'ala sinistra del Molteno non aveva così libertà.
e forse rischiavano di perdere il pallone in anticipo, quindi l'ha capito Collins, ha detto io vorrei mantenere questa possibilità. I balli, cambio di direzione, cos'è? Forse passi. Ma c'è! Bravissimo, ma c'è Tommy, è andato in chiusura a recuperare il pallone. Passaggio un po' troppo lungo per Molto Sperti. Molto intelligente, senza neanche correre tanto, proprio d'anticipo. Molto bravo. Super Tommy. Abbiamo visto comunque una piccola evoluzione, mi piace segnalare, perché Collins ha fatto una cosa che la partita ha visto fare, cioè ha dato dei minuti di riposo a Fantinato già nel primo tempo. Di solito viene sostituito proprio al cinquantesimo quando ha con la lingua per terra. Però avendo tre mancini a disposizione, ovviamente né Tommy né Saitta sono entrambi ali, però magari ecco, qualche turno di riposo per Fantinato lo si può gestire meglio, avendo tre mancini parato. In roster. Forse non è neanche riuscito a tirare, non lo so ragazzi. Comunque, 9 pari. Attenzione. Subito le manone! Deviato, poi la palla arriva da Alonso, ma ancora Moncia! Il rimpallo del muro aveva favorito Alonso. Sì, è riuscito, ecco che mi palla fa Saitta! Sul primo palo! Ritmo guarda scoppiettante! L'arbitro. Non riusciamo so a stare perché, dietro guarda, a tutti i commenti, le squadre continuano a girarsi. Di Luca che continua a avere biro, mano, spippola sulle tastiere. Praticamente Octopus ha... 8 tentacoli. A proposito 19. Di Octopus, oggi la tua bianca ha fatto 12 reti. È tornata ai suoi livelli. Cavoli, Octopus era super bianca. Bellissimo, mi ricordo i tempi dell'Octopus. 19, Cassano, 22-08. Attenzione, passi. Va che mi va Moretti, però ho visto anche Carlo Sperti tornare bene, quindi non se l'è sentita di servire. Sì, perché... Infatti, guarda proprio il gesto diagonale di Moretti proprio... che ha spiegato a Fili. Sì, volevo passartela, ma c'era lui. Gli ha proprio indicato il numero 14, cioè Moreno, per dire, non potevo passartela. Riparte il gioco in attacco. Abbiamo del Tommy Cassano a destra adesso. Ora che Zenevic addirittura centravanti non è riuscito probabilmente a effettuare il cambio attacco di difesa, un lamento la rimane. Pivot, attenzione. E quindi invece turnover per il Cassano, quindi prova a tenere i giocatori freschi per tenere il ritmo di conseguenza. Dentro la mendola per Dorio. Mi va Tommy, cambio di direzione e palla lo sa. Per Banca. Brutta ricezione di Filippo Banca, bellissima Filippo. Palla di Bortoli, peccato. Era proprio bella, te la sei magnata. Scaricò. Attenzione, fuori, direttamente fuori questa volta. Sì, perché non l'ha toccata nessuno. Luca non l'ha vista partire, ma per sua fortuna la palla non era indirizzata verso lo specchio. Mi è rientrato Marco Lamendola che adesso ha parlato con i balli, secondo me fa un numerello, attenzione. Sì, vediamo, probabilmente Marco farà sotto cambio attacco e difesa con Sciisci o con Dori, perché chiaramente non puoi tenere i due pilastri difensivi fuori contemporaneamente, uno gli puoi fare il turnover, ma tutte e due fuori durante la fase difensiva. Non ce lo possiamo ancora permettere. Assolutamente credo. No. I balli per Bortoli. Bravo, visto che non poteva scaricare si è tenuto il fallo. Peccato bravo, perché per ben due volte Bortoli ha fatto un bel movimento, cambio di direzione da terzino, ma poi non è riuscito a finalizzare con i compagni. Ora i balli per la Mendola. Si sono parlati, sciacallone. Probabilmente gli ha detto proprio detto. Questo. Gli ha detto spostati di lì che io te la passo. Marco ha detto obbedisco e si è fatto trovare pronto. Faccio cambio di direzione a sinistra, mi risucchio il difensore e te la scarico. Cassano che può allungare, nuovamente più 2. 9. Ha stretti i denti nella prima fase in cui sembrava più un palla a Molteno, adesso l'abbrivio del match è girato leggermente verso il Cassano, ma, sì, ma abbiamo parliamo visto sempre di 1 e 2 reti, quindi si recuperano un e sono solo piccole sensazioni, non indicazioni generali. Yes. Adesso cambio di Zenevic, direzione. Prova da fuori. Bravo, sembrava già scaricare. Sembrava volesse scaricare, invece tira improvviso che non è riuscito a gestire Luca. Bel gol. Quarta rete perché Zenevic. Terza volta che il Cassano non riesce a ripartire. Non so se mi spiego. Adesso gli faccio le spiegazioni sulla lavagna. Cassano sta giocando a provare 10. In velocità, ma deve stare attento, aspettare quella frazione che l'arbitro fischi prima di poter fare rimessa veloce. Mi è rientrato un Bassanese, attenzione. Eh sì, sono stati quei due errori decisivi di Branca, prima il tiro, poi sulla ricezione, quindi deve per forza cambiare qualcosa. Wow, peccato non ha scaricato sul pivot, hai visto Luca? Come se cambio direzione sinistra, si è buttato a destra, pivot lì, ancora per il movimento di Bortoli, molto, molto bravo, grossa difficoltà si fuma per sempre il suo difensore, Gioele Mella, numero 9 del Molteno, già aveva capito poco prima con Fantinato, quando stava cominciando a prendere misure, gli hanno cambiato il giocatore. Cos'ha dato passi? Allora, va, attenzione, sarà fondamento, fallo in attacco del pivot, sì, chiaramente. Sì.
poi non riescono a sfruttare la ripartenza, quindi sarà possesso palla Molteno ma con attacco organizzato e non azioni di contropiede. Attenzione che Zenevic parla con il suo numero 4, numero 43, tanto scusami. Primi cambi anche per il Molteno, fuori Alonso e dentro col numero 26 abbiamo Samuele Riva. Pensavo via Alonso, dentro Hamilton. Comunque abbiamo Cassano 11, Molteno 10, possibilità del pareggio. Scaricone, attenzione, sì, gliel'ha messa la mano stavolta, gliel'ha messa lo Sciscio stavolta la mano. Toppone di Sciscio, scarica. Poi finalizzata da Montardini, proprio Sciscio va in contropiede, no, ma non c'è fallo. Dal vantaggio, dal vantaggio. Dal vantaggio, peccato, doveva scaricare sull'angolo. Ancora palla del parità. Un GT a 10, c'è Kazenevic che dice qualcosa al suo pivot. Dice fai così, taglia. Sta posizionando Dall'Aglio. Entrato il numero 55 del Molteno. Rientrato Alonso. La posizione centrale questa volta. Quindi va bene. È uscito un attimo per cambiare di ruolo ed ora posizione centrale per Alonso. Sicuramente uno degli uomini più esperti, quindi prova a bravo ancora posizione. Sciscio! Ancora la manona di Sciscio a interferire con l'attaccante del Molteno. Adesso vuole ovviamente asciugare il terreno di gioco. Entra Rosella, tela là. Segnaliamo una partita scoppiettante, ritmi altissimi, ma chiedo conferma, io non ho neanche un cartellino giallo fino a questo momento, siamo al 26° minuto, molto corretto, assolutamente molto corretta e nonostante i ritmi molto alti, quindi magari ti porta anche solo subito. Per quell'attimo di ritardo nell'intervento ti porta magari a fare quel fallo un po' più brutto, ma finora le due squadre sono state assolutamente corrette. Corretto, non so cosa c'è da dire il Davidino, continua a lamentarsi delle cose. 11-10, 26-52, possibilità di pareggio per il Molteno. Sentiamo anche un po' di tifo. Ah no, è la panchina. La panchina che può incitare i compagni alla difesa, col classico urlo dell'NBA, defense, defense. E non trova spazi, poi ci proverà Kezenevic, ma credo che l'abbia toccata ancora questa, so, Luca. La palla era angolata, ma credo che qualcosina l'abbia sfiorata. L'abbia Moretti, scaricone. Attenzione. C'era un momento è stato che c'era un taglio di Saitta, ma c'era anche Moretti che era sul proseguo precedente, era arrivato davanti, quindi verso il 6, Saitta Thomas c'era. Ha detto un momento, aspetta, non ci ho capito nulla, fermiamo e ci ripartiamo. Piazzale Orretto, i balli uno cose. Contro uno per Moretti, palla non precisa, la recupera. Vediamo Alonso, se arriva i balli, ce la fai contropiede. Balli, attenzione, presa! L'ha presa Bortoli! L'ha presa Bortoli con la manona! Cioè, da dove Spider-Man! Ha tirato la ragnatela! Ragazzi, l'ha presa in volo, non so dove la telecamera è andata, nell'inquadratura Bortoli non c'era, io ho visto uscire la mano di Bortoli sì, ma Bortoli non c'era. E la ragnatela, Spider-Man tira la sua ragnatela e prende il pallone. Seconda palla recuperata anche da Davidone, ha fregato anche il cameraman, ha fregato. Sembrava la famiglia Adams, dal nulla è uscita una manona ed era quella di Thomas che ha agguantato il pallone. Grande sulla Thomas. Sulla diagonale ha fatto squirt e ha lanciato la sua ragnatela. Tanto time out chiamato da David Collins, ne approfittiamo anche noi per prendere il fiato perché ragazzi il ritmo ragazzi, qua è impressionante. Qua. Porca vacca, aspetta che bevo. Stiamo facendo fatica a raccontarvi tutto perché non facciamo in tempo a raccontarvi un'azione che già dalla parte opposta è successo qualcos'altro. Prendiamo fiato, ragazzi. Sì. Vediamo manca. Kolec che anche lui stranamente vediamo calmo e rilassato. Di solito uno molto focoso, soprattutto quando la partita è lì in bilico tirata. Invece sta dando indicazioni con la massima calma, con la massima lucidità. Sta spiegando ai suoi ragazzi cosa devono fare esattamente. Eccolo lì. Eccolo qua, inquadrato. E proprio, guarda, professa guarda il portiere, con, guarda Ivan Ilicico sta spiegando a Luca Monciardini, fai così, oggi sali, abbiamo batteria, mani alte, batteria dei portieri al completo perché sono quattro. Convocati tutti e quattro. Abbiamo Riva che questo turno è lui che prende appunti, quindi è lui che segna tutti gli angoli utilizzati dai giocatori avversari, quindi è lui che sta facendo il report con lo scout a Luca Monciardini.
anche se Luca Monciardini ha veramente un cervello computerizzato. Quindi gli appunti di Luca Monciardini su dove tirano. Io credo che pur essendo in campo lui riesca ad andare in panchina, gli arriva, no guarda questo qui non è così, non come è segnato tu, ma era successo al dodicesimo, ho fatto così, attenzione. Sono pronto a scommetterci. Esatto. Ponte riprende il gioco, 1 minuto e 40 all'intervallo, Cassano che attacca con una rete di vantaggio nella idea di incrementarla quantomeno a 2 in questa azione, di più non si può fare. Esatto, abbiamo 28 e 30, 1 minuto e 30 alla fine, ecco perché ha chiamato time out lo sciacallo del Davide Colz. Mi arriva il Bortoli, cambio di direzione. Fantinato, palla sporcata, poi la ruba, parte in contropiede e poi la perde clamorosamente. Oh, c'era il pivot però, Fanti, su ragazzi, dai, su ragazzi. Siamo stati secondo lì me, con... mi permetti di dire, ma quando il giocatore ha spinto la palla che poi ha accocciato sul piede di Monciardini era già abbondantemente in area, quindi questo... No, era fuori, però forse era già doppio in quel momento lì. Però ha detto vantaggio alla presa del portiere, portiere accidentalmente l'ha ribattuta fuori, c'era il pivot, mollami. 11, comunque 11, rete a quel punto realizzata, me lo son perso, dal giocatore numero non mi ricordo, Dall'Aglio, quindi ecco. Numero 20, Fanti, andiamo a Fanti. Segnargli giustamente. Ah, bellissimo gol a 23 a 37 dalla fine del Super Saita. Saita Dall'Ala, terza rete per lui. Siamo quasi al termine, 30 secondi all'intervallo. Cassano 23, più 1. Cassano più 1, 20 secondi alla fine. Hanno possibilità di fare due movimenti, 15 secondi alla fine. Giravolta di Alonso, poi scarica per Sperti, non riesce a prendere palla, Bassanese. Ancora qualche secondo di possesso palla, Alonso. La pescata, la prende... Va che va, la prende Cisci, poi prova chiaramente Fantinato da porta a porta, non c'era più tempo, doveva provarci. E quindi primo tempo che va in archivio con Cassano avanti, ma solo di una rete, 12-11, partita da ritmi altissimi come non vedevamo da tanto tempo. Basso. Eh sì, nonostante questo... Ma ti avevo detto 12, se ti ricordi, alla sì, 26, c'era la proiezione. La proiezione era 12 a qualcosa, infatti. Ritmi altissimi come non vedevamo da un po', perché il Cassano nelle prime uscite casalinghe di questa stagione non aveva il ritmo che ha dimostrato oggi, invece ora abbiamo visto i ritmi che vedevamo fino alla scorsa stagione. Meglio Molteno all'inizio, sì. Poi ruota che è girata leggermente a favore del Cassano, ma nulla è ancora scritto perché il massimo vantaggio per entrambe le formazioni è stato di due reti, quindi due Cassano reti. Che ha recuperato due reti di svantaggio, ha allungato più due, ma Molteno è sempre lì, quindi ancora tutto da scrivere per quanto riguarda la storia di questa partita. Noi ci prendiamo qualche istante di pausa e su 12-11 vi salutiamo, ciao! Mollami, va bene, ciao!
Eccoci qua, bentornati alla Palattacca, Serie A Beretta 2020-2021, decima giornata. Cassano Magnago Rainbow Club contro San Giorgio Molteno. Primo tempo 12-11 per i padroni di casa, primo allungo del Molteno, massimo vantaggio più 2, poi ribaltamento del risultato con un parziale 4-0 per il Cassano. Più 2 Cassano. Però non è riuscito ad andare oltre al più 2, quindi partita sostanzialmente equilibrata, perché nella palamano due gol di vantaggio e uno come ce n'è adesso sul 12-11 dopo l'intervallo è assolutamente zero rispetto all'ipotesi di chi possa essere il vincitore del match alla fine dei 60 minuti di gioco. Molteno che attacca la vostra sinistra verso destra con casacca oro e pantaloncini neri, Cassano che invece difende in completa tenuta Amaranto questa sera, la versione dark, quindi molto bravo, neri. Molto bravo. Tanto arriva subito il pareggio con Daniele Soddi, seconda rete personale per lui. Eccolo lì che mi scarica sul Tommy, cambio di direzione, abbiamo visto che sul cambio di direzione fanno proprio fatica a tenerlo. Mi scarica sul bassa Moretti, si porta fuori, rientra Marco Lamendola come pivot. Adesso avremo ovviamente Tommy centrale, Moretti sinistra, Fantinato a destra. Marco Lamendola pivot, abbiamo visto Sait e mi sembra che ci sia l'ala sinistra. Dopo lo vedremo quando sarà inquadrato. Moretti, esce Lamendola, blocco irregolare. Blocco irregolare secondo l'arbitro. È rientrato Bassanese alla sinistra. Pivot libero. È rientrato Sisi un po'. Esatto, ci cambia attacco e difesa con Lamendola e Sisi e Moretti si parlano, non so cosa sta dicendo. Gli ha detto mettiti lì eccetera. Gli sta dicendo qualcosa Ivan a Moretti. E Moretti dice sono qua. Dopo ci spiegheremo in dettaglio. 12 pari, 1.47. Cassano che rimane sempre in 6-0, non cambia la tattica difensiva di Mr. Colez. Lungo attacco del Molteno, che Zenevic finto da Fantinato, ma va di 9 metri. Marco Fantinato si riparte da 9 metri, passivo, attenzione, passivo per il Molteno. 2, contiamo i passaggi, 3, vediamo, sono 6. Oh, persa, non può più prenderla, addirittura palla sullo stinco. Brutto passaggio e non è riuscito a gestirlo, poi va il cambio che Zenevic dentro come al solito dell'Orto. Classico cambio attacco e difesa dell'Orto che Zenevic abbiamo visto per tutti i primi 30 minuti. 5-1 profondo del Molteno. Con Carlo Sperti, punta di diamante da difesa 5-1. Abbiamo visto addirittura che Zenevic, quando non è riuscito a fare il cambio, andare in posizione di centravanti. Moretti va dentro. Glielo... Tentato di servire. 9 metri, l'arbitro di campo decide. Non riesce a scaricare. Marco era troppo nascosto e Fanti, Tommy era incerto nell'entrata. Cassano con 3 mancini in campo in questo momento. Moretti. Segnaliamo. Fallo 9 metri su Moretti. Non è usuale vedere 3 mancini, soprattutto con un mancino nel ruolo di centrale, come adesso Thomas Bortoli. Passivo. Passivo però intanto. Arriva Fanti. Moretti scarica per Fantinato, deve scaricare la bomba ed eccola che arriva, la bomba da fuori di Marco Fantinato, terza rete per lui. Cassano che si riporta avanti ma sempre solo di una rete, pronto a ribadire Soldi ma viene fermato da Luca Monciardini. Ricordiamo 3 belle parate nette nel primo tempo per lui, 2 croci per Randes, Fanti, più che, va, rete che mi per scarica e va a liberare il super bassa. Eccolo qua che 14-12 più 2 Cassano. Abbiamo detto azioni belle e corali entrambe le parti, una di queste ha portato al tiro Stefano Bassanese con un buon angolo di apertura e va a realizzare anche lui la terza rete. Cassano che vede Fantinato, Saitta e Bassanese con 3 reti, Bortoli con 2 e poi Lamendola, Dorio e Balli con 1, mentre per il Molteno per ora abbiamo che Zenevic con 4, Dagliaglio, Soldi, Alonso con 2, Redaelli e Sperti con 1. Questo è lo scoring dei 14-12 con cui siamo al quarto minuto della ripresa. Redaelli, che Zenevic crocia per Soldi, scarica ancora per Redaelli, poi la palla che arriva ad Alonso. E all'azione di Bassanese risponde il Molteno con identica azione corale che ha portato anche in questo caso l'ala sinistra a tirare con un ampio angolo
sì, e non può sbagliare perché Esteban visto, Alonso. Abbiamo visto Saito ovviamente tagliare e cercare l'anticipo quando la palla arriva all'ala con l'ala del Cassano che anticipa così ovviamente a metri davanti a sé come è successo con Alonso. Però stiamo vedendo una bella pallamano, ritmi alti, punteggio basso nonostante questo, sì, nonostante 12, non ci sono 11. Stati tanti errori e tiri, ma... Beh, anche delle belle parate partite. Ritmi alti, però poi invece le azioni sono lunghe manevrate, quindi viene alternato gli spazi di velocità in contropiede a azioni molto lunghe. Organizzate. Molte volte gli arbitri sono stati costretti a chiamare passivo, quindi c'è alternanza passivo di ritmo. Eccoli che eccolo mi... qua. Da ancora cosa una volta blocco regolare del pivot. È già la quarta, quinta volta che incappano in questo errore i nostri ragazzi, quindi bisogna fare più attenzione. Abbiamo capito che gli arbitri sono sensibili a fischiare questo tipo di azione, quindi bisogna cercare di limitarsi. E quindi adesso Molteno in attacco con la possibilità del pareggio, 13 Molteno, 14 Cassano, 5-37, esce il pivot, scarica sul terzino destro, va al centrale, scarica ancora ovviamente sulle diagonali Molteno, vediamo, ripartono tutti lì, riparte il pivot, fallo sul pivot, Tommy Kesenevic è andato, cambia direzione a destra con scarico a sinistra per il pivot che doveva seguire, ma in mezzo ha del gioco fermo per asciugare il terreno di gioco. 6 del secondo tempo, quindi c'è stato un parziale 12-11, 14-13, c'è stato un sostanziale pareggio, due pari praticamente, con palla a possesso adesso in Molteno. Possibilità di Rosella in campo per asciugare il sudore, evitare quindi scivolamenti pericolosi da parte sia dei difensori che attaccanti. Le due panchine che si stanno scaldando discutono un po' fra di loro, un po' con il delegato, ricordiamo. C'è qualcosa Andare. Davide, cosa c'è da dire Davide? Sì, sì, era lì che stava facendo segno al delegato che secondo lui soprattutto l'ultima chiamata di pivot era un po' eccessiva da parte proprio arbitrale. Ovviamente Fabian fa segno, gli arbitri l'hanno vista così e non possono hanno fischiato. Alonso ripreso il gioco. Riparte Molteno, scalare, ancora va ancora sul terzino. Non c'è spazio, buona la difesa. Si risale l'ala, cerca di servire il pivot, non è stato, arbitro di fondo ha detto che tutto ok, fa Fantinato, supera il suo uomo, Panion, golasso, golasso del Fantinato, che ha fatto cost to cost dalla difesa. Diventa ovviamente ingestibile. 15-13, ovviamente col pivot che gli porta via il giocatore che c'è adesso, gioco fermo ancora per asciugare il terreno di gioco. Entra ne approfitto per riportare un giovincello, sì dai, tempo in pari 6-44. Eccoci qua, bene fatto, bella Luca. Abbiamo un giovinastro del Cassano che va a fare pulizia di casa. Housekeeping da parte di un giovane... Cippo, sì, esatto, Alberto Nazari. Cippo, bravo Cippo. Potete riprendere il gioco. Cassano che ancora più due. Secondo tempo ritmo un dove po' va più... Bassanese? Ritmo un po' più spezzettato. Ah, non spezzettato. Va bene. Cippo non è andato bene, non no, conforme. Bocciato. Cippo non conforme. Non ha superato l'esame di... No, di gestione domestica. Sì. Housekeeping 5 da parte a Cippo. Adesso vediamo Bassanese, che lui usa ovviamente un'altra tecnica. Mi è tornato anche il Davidino. E quindi 15-13 Cassano, possesso palla Molteno, 6-44. Dicevamo secondo tempo ritmo un po' più spezzettato, le squadre probabilmente sono anche stanche perché i primi 30 minuti veramente sono stati giocati a ritmi pazzeschi. In Diavolix esce il pivot, cambia col terzino, scarica centrale, cambia in direzione, lascia lì, esce, bravo Moretti per evitare la diagonale, eccolo lì, pivot blocca, attenzione, va molto bene, Pezzeni molto bene, finta di tirare, palleggia, scarica, va sulla diagonale, poi incrocia sul palo lungo, quinta molto rete bello per lui, Ascisci liberissimo, ma Moretti non lo vede e va a tirare una aria a terra. È stato importantissimo il taglio di Ciscì perché ha completamente aperto la difesa quando, certo, Moretti si è presentato solo sui 6 metri. Esatto. È tutto
relativamente sempre, che ricordiamo, non siamo quasi aveva seduti, tutti gli angoli, perché non poteva tirare anche basso, che è quello che ha fatto. Diciamo 16 che il 14. Grado di difficoltà si era abbassato, però poi la palla devi sempre comunque sempre spingerla dentro i 3x2 superando un portiere. Yes, non so se mi spiego. Non sminuiamo dice mai il gesto che apparentemente risale l'ala, va dietro a incrociare, cambio direzione, terzino sinistro, tira subito. Va a realizzare Redaelli, partita che si è riaccesa, sembrava un attimo di tranquillità tra le due squadre. Ci ma... si cambia Fantinato, Tommy centrale, entra Mendola. 16-15, possibilità più 2 Cassano, 8-11 secondo tempo, 5-1 profondo del Molteno. Cassano che continua con i suoi tre mancini in campo, scelta non molto usuale, però ha tre giocatori forti, entrambi mancini, cioè tutti e tre mancini, e quindi decide di sfruttare contemporaneamente. Tommy mi va avanti, cambio direzione, Panio! E viene premiato perché proprio superamento, sul lato destro, scavalcamento di... Fantinato, a quel punto non è più controllabile e ovviamente Panion in porta, è 17-15. Quinta rete per Marco Fantinato, che quindi ha iniziato anche una lotta personale, un match dentro il match con Kezenevic, con Zenevic, 5 reti a testa. Ora centrale che Kezenevic la spunterà, però l'importante è che i giocatori del Cassano ne facciano uno in più di quello del Molteno, poi possiamo anche lasciare lo scettro miglior marcatore a Kezenevic, ah, non ci interessa bene, più così di tanto. Abbiamo fatto questo scambio. Così, facciamo volentieri a cambio. Risale, sappiamo come lo schema. Prova lui, palla che rimbalza davanti a Luca, stava per Befano, poi per fortuna va oltre la traversa. Mi scarica chi è? Cassano. Moretti in velocità. Sfondo, sì, bravo. Sono d'accordo. Bravo, il pivot bravo, è andato, cambio direzione a destra. Sì. Ha tolto il tempo. Anche se doveva essere fermo, in realtà era in traslazione, però ci può stare al fondamento. Ha tolto il tempo a Moretti quindi cioè è andato dalla sua stessa parte. Anche noi abbiamo avuto più la sensazione di sfondamento che non di fallo. Assolutamente, per questa corretto volta siamo d'accordo con la scelta degli arbitri. Sì. Nulla di fatto, Cassano che ha sprecato l'ennesima occasione di portarsi a più tre, ne aveva avuto pure Molteno nel primo tempo, anche il Cassano, ma finora registriamo massimo vantaggio sia per il Molteno che per il Cassano, due reti di scarto. Ha buttato fallo, pivot stavolta con Sisci, incomincia anche per il capito Sisci che siccome lo fischia dall'altra parte, se il pivot lo tocca può anche cadere per esatto terra. Sisci non lo è, che l'ho visto spesso cadere sul fallo. Ho capito anch'io questa chiave di lettura, Sisci ha letto il metro di giudizio degli arbitri, cioè allora a questo punto cerco di usarlo anche a mio vantaggio. Certo, e l'arbitro l'ha pagato subito perché ha detto va bene, non siamo... equanimi e quindi applichiamo lo stesso criterio di giudizio che mi va dentro il bassanese doppio pivot Ibaldi, la Mendola sì ce la fa Panion, lo sciacallone non semplice, lo sciacallone del Marco che si è messo d'accordo anche prima con Liballi. Come chiacchierano quei due lì, Luca? Grande gol di Marco perché si era liberato bene, però a quel però punto non era più angolo, esatto, era un angolo strettissimo. L'avevano costretto a essere molto largo, il portiere era anche ben piazzato sul primo palo, Randes, ma ha trovato lo spiraglio giusto, Pertugio. Marco Lamendola. E segna, bel gol, veramente. Cosa c'è, Davidino? Non va bene? Non è d'accordo, Davidino, dice che è normale amministrazione. E comunque segnaliamo il massimo vantaggio Cassano, più 3 all'undicesimo minuto. Che non si era consolidato con il cambio di direzione di Moretti, che è cambiato di direzione a sinistra, e il difensore ha fatto la stessa cosa, nel senso andando alla sua destra, quindi c'era stato sfondamento. Ancora i panchinari in campo per il Molteno, e il giocatore di movimento seduti tranquilli a recuperare, che ha bisogno. Esatto. Abbiamo notato già nel primo tempo questa particolarità di Alfredo Rodriguez che cerca di portare la calma anche con non solo parlando, spiegando le cose da fare, ma anche come linguaggio del corpo, quindi tutti seduti, lui stesso si mette seduto davanti alla propria squadra per dare le indicazioni con la giusta calma e tranquillità. Riparte la partita, 18-15, 10-32, prima volta che il Cassano è in vantaggio di 3. Più 3, massimo vantaggio, segnaliamo. I balli sempre molto profondo sul terzino destro della Molteno. Sì, difesa Cassano 6-0 ma con libertà di uscire per i secondi. Fuori secondo, non è pugilato, ma è una scelta della difesa. Bravo 6-0. Fanti, gli ha detto alla Kezenevic di alzarsi,
Sì, dovrei, no. 9 metri normale, però ci sarà sicuramente da asciugare ancora, sì, il campo, quindi fermiamo ancora il tempo. Arriva ancora Cippo. Eh sì, ma è stato bocciato promosso prima, ma gli è stata data una prova di riparazione, va bene. Riparazione a settembre, vediamo Cippo. Vai qua, vai lì. 18-15, 11-13, possesso palla Molteno. Arbitro dice qualcosa alla pivot. Beh, del Molteno. Questo spezzettare il gioco, non so a chi possa portare, perché entrambe le squadre hanno accettato fin dall'inizio di giocare a ritmi alti, sì, quindi ad entrambe, sì, piace giocare in velocità, quindi non so a chi possa... Anche chi difende, te lo dico io. Sicuramente dal punto di vista del piatto serve ad entrambe, ma sullo spezzare il ritmo probabilmente è un danno per entrambe. Certo. Comunque adesso tutte le squadre hanno dimostrato di saper giocare e di voler giocare in velocità. Che va al centro, cambiato schema, cambia direzione, passi di Kezenevic, sì, fa proprio Ciscio, segno l'arbitro, Ciscio, no, dai, poi spreca tutto. No, dai. Ha aspettato troppo a lanciare, ha permesso ai giocatori di recuperare. Manona di Dorio. Infatti Scicci è andato là, digli bravo Dorio, torre d'avorio. Hai messo una pezza, yeah, al mio errore di prima, esatto, con quel lancio. Troppo ritardato quel punto, i difensori del Molteno avevano, esatto, tempo a recuperare e a anticipare la palla. Assolutamente. Attenzione. Adesso va su scarica, perde la palla. Non è la prima volta che la... Sì, non si capiscono. Che so. Soldi, oh, gran gol di Soldi, che ha trovato l'angolo impossibile, ma invece era fattibile. Quasi palla persa, molto attenzione. Bravo i balli. Abbiamo perso una palla così in casa con Trieste, che poi alla fine è stata, sì, dannosissima, perché alla fine si è perso di uno, quindi quel pallone perso al centrocampo è stato superato, deleterio. Deviato, ma va a pivo, non ce la fa, ma riesce a recuperare. Arriva Cassano, Fantinato. Bravo, riesce a terra, che puliscono dalla spazzatura. Scicci, Fantinato e Bassanese, grandi, i tre si sono immolati, buttandosi immolati sul terreno di gioco per recuperare possesso palla. Recuperato, vale come un gol questo gesto di, sì, tutti e tre. Bravi, grande spirito di sacrificio. Riprende il gioco Bortoli, Fantinato, doppio pivot, taglia Saitta, palla per Bortoli, allora, contro uno. Cos'è, il regolare o il pivot o che cosa? Attenzione, spinto il pivot. Contropiede del Molteno. Bravo. Tempo. No, è stato fermo su due piedi d'appoggio. È stato l'ala del Cassano che, andando sulla diagonale, ha impedito il passaggio. E quindi sono passati 5 secondi. Perfetto. Molto bene. Fase un po' convulsa. Di fatto che Cassano ha sempre due reti di vantaggio e ha sempre possesso palla. 13 minuti e 27 della ripresa. Non abbiamo ancora nessuno ammonito, Luca, giusto? No. Tommy centrale, i balli chiama schema. Mi arriva Saitta, Fanti cambio direzione. Ecco, blocco regolare ancora a Marco. Ancora blocco regolare a Marco Lamendola. Quindi il Cassano perde la possibilità di andare 19-16, 14esimo del secondo tempo. Attenzione, abbiamo il Davidino molto concitato in questo momento. Riparte il Molteno con la possibilità di accorciare da meno 2. I balli sempre profondo, Kezenevic scarica. Riparte Molteno ancora, deve accelerare. Sotto uno contro uno. Tiro di Redaelli, gran gol di Redaelli. Sì. Gran gol di Redaelli, ancora doppio appoggio. Fallo, c'è Fantinato che sul cambio di direzione non riescono a tenerlo. Doppio cambio attacco e difesa, fuori no, Dorio. No, ma non è 18, è 18-17 ragazzi, perché ha segnato Redaelli, il Redaelli. Sì. Solo più uno del Cassano. Ancora Tommy, io direi di non fare più blocchi del pivot però, Luca, perché sono fischiati sistematicamente. Esatto, sì, quindi è inutile giocarli perché non vengono dati buoni. Fallo sui balli. Fallo sui balli ravvisato dall'arbitro di campo. Tra un po' penso che sarà passivo.
sì, immagino. I balli, va in uno contro uno. Passi. Occhio l'ala. Ah, oh, è lunga. Lungo. Le due squadre stanno un po' perdendo il filo del discorso. Qualche pallone di troppo. Non si riesce più a segnare, Luca. Buttato le ortiche. Cassano non segna da 5 minuti perché il parziale è al 40esimo, alle 18:15. Ora siamo al 45esimo. Ci sono state solo due reti e molte nel frattempo. Sì. Cassano che si deve un po' sbloccare. Vediamo i movimenti anche sulla panchina. Vuole lì il pivot, vuole Dorio, gli ha detto mettiti lì. I balli, adesso abbiamo Tommy, morto i balli sinistra, mi sembra un po' Tommy centrale, va Dorio. I balli, ancora volante per Fantinato, ma risponde Randers. L'ha presa! Messa itta. No, gli ha fatto fallo. Fallo del numero 55. Non è riuscito a concretizzare il recupero della palla, sì. Ma l'arbitro dice che Dai. È anche sì, dovuto è al fatto di una spinta di Alonso. Attaccato di Alonso. Possesso palla restituito al Cassano. Abbiamo visto volante di balli per Fantinato, ma bellissimo, tiro un po' centrale. Randers si è fatto trovare pronto. Portiere piazzatissimo. Non era semplice, quindi valore a merito anche per Randers. Terza croce per lui, parata importante questa. Sì, è un momento topico. Topico perché sarebbe stato un più due per il Cassano. Cassano ancora alla ricerca del gol. Scavalcamento! Un'azione classica di Marco Fantinato. Comunque, questa volta invece era Thomas. Ha fatto Tommy, ma non riescono a tenere neanche Tommy sul cambio di direzione. Ho detto però che Tommy non aveva tante movenze da terzino, però è praticamente 40 minuti che mi sta smentendo. Felice che ciò avvenga. Devo dire che sul cambio di direzione continua pure Thomas. Sul cambio di direzione fermare. Non riescono a tenerlo sia Tommy, ma e poi non lo fa, diciamo, forzando la velocità, lo fa sul tempo lento, quindi è ancora impressionante. Sì, Tommy ha un primo passo fantastico, questo gli va riconosciuto, quindi bene fa Corezza a sfruttarlo anche come ruolo di terzino, come sta facendo abbondantemente in questa partita. 19-17, va che va a tenerlo. Bravo, 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 bravo. Ah, se lo sono perso, ma la sfortuna di Sisci, con la manona sta, la prende Colombella e gol del Molteno, 19-18, proprio presa in pieno, palla rotonda la traiettoria, supera Luca Monciardini con un pallonetto perfetto. Però peccato c'è stata questa deviazione. È entrato Ivanilic, sostituzione ovviamente incolpevole Luca Monciardini, ma prova Colez a sparigliare le carte, a cambiare i riferimenti per gli avversari. Dentro Ivanilic per questi ultimi 12 minuti di gioco. Fanti esce Bassanese, se non fallo sui balli, confusa. Però riparte tutti su Dorio. Passivo. Fallo su Dorio, devo dire che su Dorio sono sempre due o tre, cioè vabbè. Attenzione. I balli. Eccolo lì! Da che nulla, mi ha tagliato! Punta Saitta, taglio ancora una volta, due volte. Taglio dalla destra, coglie completamente impreparata la difesa di Molteno. Prima questo mi sembra che sia uno schema, Luca. Bortoli nel primo tempo, ora Saitta. Quindi hanno capito che può essere un punto debole, giocare tutto da un lato e poi far partire l'ala con un semplice taglio, ma completamente solo in mezzo alla difesa avversaria. Cassano che si tiene stretti col di vantaggio, provato a allungare più tre, ma Molteno è sempre lì, è ancora lunga, 19 minuti giocati, 11 al termine. Ecco, attacca Molteno. Prova da fuori, la palla non va, non c'è fallo. Non so neanche se l'ha deviato la deviazione, forse non so se l'ha deviato Ciccalone, ha fatto segno che l'ha toccata. L'intervento difensore non era falloso giù dell'abbe, quindi si riprende con la rimessa in gioco. Ecco, più Cassano. Tre ancora, più tre possibilità il Cassano, stavolta dovrebbe metterla. C'è i balli, parla molto con Tommy. Abbiamo Fanti a destra, come dici tu, non rinuncia a Fantinato, il Davide. Sì, piuttosto fa giocare tre mancini, ma Fantinato... E che se l'è persa! Deviato, calcio, sarà calcio d'angolo per Cassano. Deviato a centro dietro dopo che attenzione, si era Tommy completamente chiede, superato. Attenzione, Tommy chiede di asciugare il terreno. Di asciugare il terreno perché su cambio di direzione non so era se è scarligato. Ma il difensore del Molteno non l'ha proprio visto. Sì, non primo, sul primo cambio di direzione. Poi, per sua fortuna, il suo compagno centro dietro è riuscito a spizzicare la palla. Tentativo estremo di Randers di toccarla, ma non c'è riuscito. Quindi rimessa dall'angolo per il Cassano. Che partita, ragazzi. Mancano ancora 10 minuti. Sembra che stiamo correndo da due ore e mezza. Infatti.
20 a 18. Sempre due reti vantaggio. 19-52. Non si scioda la partita. E incredibilmente, perché questo penso sia veramente da annali della Palamano, siamo al 50° minuto e neanche un cartellino giallo per nessun giocatore, neanche per le panchine, perché di solito a questo punto anche il buon Colez il suo l'ha già data normalmente. Entra Fanti, doppio pivot. Tommy ancora, stavolta... Direi che il secondo fallo era un po' gratuito. Anche perché l'arbitro aveva già, l'arbitro aveva già fischiato mano al collo. Non è riuscito a, mano al collo, a firmare l'abbrivio del movimento difensivo. Dopo, anche perché, dopo l'impatto ho visto Tommy proprio... Anche perché è arrivato sul secondo impatto completamente scarico. Ha sentito il fischio dell'arbitro, lui tendenzialmente si è fermato. Infatti adesso sta chiedendo Lumi, ma come fai a non fischiare nulla? Anche perché... Adesso devi anche lasciare il terreno di gioco, perché avendo chiesto l'intervento del medico... Dovrà star fuori addirittura, credo, tre possessi palla, perché entra nella injury rules, essendo il giocatore che ha chiesto l'intervento del... però... Mi è entrato il l'arbitro, ha fatto chiaramente segno a Thomas che deve uscire dal campo. Thomas sta dicendo che io non ho chiesto niente. Fallo regolare ancora di board. L'occhio regolare del pivot. Del pivot. Devo dire che un po' l'ha spostato di peso, forse di gambe. Il pivot, l'azione del blocco del pivot deve essere arrivare di fianco al giocatore avversario, impedirgli, ma non spingerlo, non lo deve gli può toccarlo. Diciamo, si deve mettere vicino fermo in modo che sia lui a sbattergli contro, in modo non che il contrario. Sia il difensore che va contro il pivot, non il pivot che sull'inerzia va... Truzza via. Esatto, vediamo un po', 7 scarica, mi prova Sciscio, attenzione, finta te lo prende. Kezenevic. Eccolo lì, fallo di Sciscio. Molto bene, non ci crede, cioè io l'ho tenuto per non farlo tirare, non è che potevo. 20-18. Sempre due reti vantaggio, ma Molteno che attacca. Sarà una partita tirata fino all'ultimo. Finta passivo. Di Kezenevic, passivo. Passivo, due. Soldi. Prova da fuori, ma respinge Ilic. Bravo! Bravo ancora! Doppio dai, paratone di Ilic. Grande! Grande parata di... Anzi, grande doppia parata di Ilic. Dai, che mancava qua, ragazzi! Su! Uno in meno! E ci parla sopra Colez. Questa volta il timeout è chiamato da Davide. I suoi ragazzi si sono un po' sbloccati quella fase critica tra 40° e 45° senza reti, ora ne hanno realizzate due, però non li vede ancora fluidi e sciolti. Sì. Ci avviciniamo verso, anzi siamo entrati negli ultimi 10 minuti di gioco ed ora bisogna tirare un po' le file, cercare di ritornare a giocare fluidi in attacco. La difesa va sostanzialmente bene, però qualche gollettino in più potrebbe dare quel margine di sicurezza. Devo dire, troppo falli per blocco del pivot, cioè punto lì avrei rinunciato, penso a 6 o a 7 se li conto bene dall'inizio della diciamo partita. Che poi è una cosa che hanno fischiato fin dall'inizio, sì, l'hanno fischiato anche dall'altra parte, sicuramente devo, non è stato penalizzato, devo in quel indicare senso, di però non farli, nel senso non è che bisogna niente. Cambiare gioco, bisogna usare un altro sistema, è inutile insistere, no. Perché non riuscendo a controllare il corpo, chiaramente siamo a 52 minuti, quindi la stanchezza aumenta, certo. Non è facile, perché per fare blocco fatto bene vuol dire che devi fermarti al momento giusto, scelta di tempo, scelta di devi centimetro arrivare più centimetro lì, meno. Sfiorare l'avversario ed andare via per evitare che lui intervenga sul portatore di palla e tu dia la possibilità di tutto questo con una massa corporea muscolare di Doro che è già difficile da controllare, no, in condizioni devo dire normali, che la fischiati sulla mendola, la fischiati su tutti. Ma quindi bisogna capire che non è quel tipo di azione che si può utilizzare oggi, bisogna fare qualcos'altro. Probabilmente questo gioco blocco e sblocco del pivot verrà utile in altre occasioni, ma di sicuro non sarà l'arma vincente oggi, bisogna farsene una ragione. Bisogna tatticamente rinunciarci e fare qualcos'altro. Potete riprendere il gioco, 21-42, Cassano che attacca con due reti vantaggio, 20-18, Dorio, i balli a destra, Fantinato in mezzo, poi chiaramente si invertiranno, Moretti terzino Moretti. Sinistro, Fantinato, i balli. 5-1 profondo, giro di palla, poi qualcuno sempre. A un certo punto andrà ad accelerare. Moretti centro. Fantinato addirittura Fanti, terzino sinistro. Di uno contro uno. Ci mette una pezza Randers perché aveva superato questa volta Soldi che non conosceva sicuramente Fantinato, che di solito gioca a parte opposto, aveva lasciato sul posto, ma ci ha messo una pezza Gabriele Randers. Devo dire una cosa, Fantinato e Tommy, cambio di direzione sul primo passo, non li hanno fermati una volta.
ha tentato la sorpresa perché giocando a questo lato si è trovato di fronte un difensore che non l'aveva visto per i primi 50 minuti, sì, quindi bravissimo, però peccato, anzi peccato, bravo Randers a neutralizzare il suo tiro. Che Zenevic scarica dell'Orto, passivo, uno dell'Orto da fuori, viene stoppato da Cisci, ma la palla si perde sul fondo. Quello, no, ancora passivo, due. Ancora passivo, sì, la... Ma... Bravo, ancora Ilic! Ancora Ilic sulla che volante. Che parata sul tiro al volo! E deve essere ancora passivo, mi sa che... No, perché questo ha parlato il portiere, parlato quindi, Ilic, quindi, no. Quindi si riparte l'attacco normale per il Molteno, senza la spalla di Damocle dei sei passaggi da utilizzare per arrivare al tiro. 20 a 18 che due parate che ha fatto, stanchine, devo dire Ilic, che parate che ha fatto, eccolo qua, però subito chiamato passivo, quindi ha visto la non mani volontà, ancora deviazione, ancora. Non trovano spazio, non trovano passivo, sì di nuovo passivo, 1-2 cambio direzione, Soldi prova a forzare ancora Ilic, prende il dubbio, dice non la faccio passare, non la faccio passare, ancora l'arbitro. Passivo, ma non... Sì. E poi risolve tutto che Zenevic, dall'alto della sua classe e esperienza, doppio appoggio, sorprende tutti, bravo Marco che Zenevic, grande bravo. Gol. In un momento importantissimo, Luca. Molteno che si riporta a meno uno, Cassano che attacca però, 6 minuti in questo momento. Iballi a destra, secondi. Fantinato centrale e Moretti sinistra. Eccoci qua, 6 al termine più uno Cassano che attacca. Sarà lunga e tirata fino all'ultimo, cazzo, non potremo respirare. Ecco che mi libera! Ancora Randers, sta salendo in cattedra, ovviamente anche parate di Ivan, ma anche il portiere del Molteno ci sta mettendo il suo. Porte chiuse, 20-19, Molteno che attacca per il possibile pareggio. Devo dire ala neanche da angolo morto. No, bella azione, bel tiro e bella parata, cioè nessuno ha sbagliato nulla. Bravi giocatori Cassano a portare una bella azione con un bel tiro dall'ala con molto angolo e bravo Gabriele Randers ad opporsi. Nulla di sbagliato. Possibilità ciò, di parità invariato. Del Molteno. Che Zenevic uno contro uno su Fantinato. Contatto duro, c'è stato un po' tipo passaggio a livello e quindi è rimasto un attimo senza fiato sul adesso sul recuperato Gazenevic subito, guardate come profondo anche dalla destra Cassano, Soldi prova a rubare palla e Ivan attenzione fallo, è andata bene che non ha fatto fallo grave perché c'aveva difensori dietro, non è stato lestissimo l'idea di approfittare, ha permesso ad Orio di recuperare. Pivot è tagliato ancora in area, taglio del pivot in area, sì, non sfondamento ma proprio ha tagliato dietro il difensore del Cassano, quindi commettendo infrazione di aria netta. Devo dire che l'arbitro di fondo fa il suo mestiere. Sì, nome del cielo, va bene. Anche Cassano e falli regolare. Cassano che supera la paura del possibile pareggio e ora si riporta in attacco con di nuovo la chance di allungare a più due. Abbiamo Tommy centrale, Fanti destra, Moretti a sinistra, quindi rinuncia ai balli. Un gol negli ultimi 10 minuti, da 20-18 a 20-19, da 50esimo a 55esimo, tutto... quindi squadre ovviamente stanchissime. Bassanese, pallonetto, che supera Randers, ma si perde oltre il secondo palo. Devo dire che quando un portiere para così bene, poi anche l'ala... Sei costretto a forzare per cercare di fare qualcosa di più e questo ti porta inevitabilmente a sbagliare qualcosina in più. Nulla di fatto, sempre Molteno che attacca per il pareggio questa volta. Questa volta siamo noi 5-1 profondi su... decide di alzare la difesa. Bortoli 5-1, chissà. Quindi negli ultimi 4 minuti cambia difesa il chissà Kolec. Se userà le ragnatele. Che Zenevic, Soldi, ma si fa trovare punto Ilic. Vediamo se c'è il contropiede. Vede Bassanese. No, era uscito dall'area Randers, poi la ripresa Bassanese onde evitare non ha preso sanzioni. La porta era angolato, però insomma aveva anche il tempo di eventualmente risalire anche perché passo. Non doveva tirar fuori ma solo lasciarla andare e sfondamento preso dallo stesso Bassanese che va a recuperare il pallone appena sprecato, quindi bene, bravo, si fa bravo, perdonare. Bravo Stefano, è così che si gioca, si può sbagliare però bisogna rialzarsi, tornare prontamente in difesa, si è fatto fare il punto, vantaggio per la squadra, a provocare lo sfondamento avversario e recuperare il possesso palla. Così, vai Stefano, ci sei piaciuto. Onesto.
nel complesso sì. Va bene. Va bene perché il Cassano è in vantaggio, però vorrebbe, bisognerà anche segnare qualche volta. Tanto siamo doppio entrati negli ultimi tre minuti di gara, 2 e mezzo, in questo momento al termine, Moretti, Bortoli, Fantinato, non c'è spazio, ancora Moretti, sfondo. Sì, sì, se bravo, si è capito. In altre partite forse no, lì, col metodo giudizio di oggi questo è sfondo, quel va difensore bene. Lì sì, ha capito sì, Moretti sì, al sì, secondo sì, sfondo che ottiene. Per come ne stanno il fischiando pivot, oggi, per come ne hanno fischiati fino adesso, è sfondo, sono d'accordo. Ancora nulla di fatto, non si segna da un po'. 2 minuti al termine, 20-19, 20 per chi difende, 19 per chi attacca. Cassano è 5-1, ci vorrebbe una palla rubata da Thomas. Sì, un lancio di ragnatele. Importantissimo che Zenevic su Dorio subisce fallo. Tommy fa così con le mani. Tommy ha fatto il segno, ha fatto nulla, gli ha detto va che è stato Dorio, gli ha fatto il segno, è stato il tuo compagno, ok, allora va bene. Cos'è? Ne parla time out Molteno. E ora diventerà una partita tattica, ora il pallone scotta come non un mai. 1:30 alla fine, possesso palla Molteno. E ricordiamoci che anche Colez ha ancora un time out eventualmente sì, da giocare. Sì, se l'ha già giocato. Quindi il sarà primo, un finale a Cardiopalma. L'abbiamo detto fin dall'inizio, equilibrata, più 2, meno 2, massimo vantaggio Cassano, più 3 all'inizio della ripresa, ma sì, non c'è stato mai quel segnale di una delle due squadre che ha preso il pallino certo, nettamente per chiudere in maniera netta e decisa, e quindi sapevamo che saremmo arrivati all'ultimo minuto di gioco con le squadre ancora in bilico, e così è, siamo a 1:40 dal termine, Cassano così, più 1, ma possesso palla Molteno così quindi, è se vi pare, dicevano effettivamente, quindi possiamo dire sì, molto bravo il Molteno, devo dire che è riuscito a giocare con cognizione di causa, sapendo cosa fare, i giocatori sapevano cosa fare, hanno sfruttato dei bravi momenti. Vediamo cosa si inventano le due panchine, ora sarà una partita, ricordiamo, lo è stata fino adesso, ma diventerà ancora maggiormente tattica. 1:39 alla fine, ogni errore, le singole scelte sia dei singoli sia del complesso squadra saranno determinanti per il risultato. Molteno che attacca, riprende il gioco, Redaelli, vediamo, Soldi, non è più 5-1 contro 1, non è più 5-1, che Zenevic finta, scende giù. Eh sì, probabilmente bravo Cici che Molteno ci mette, aveva chiamato time out per risolvere 5-1 e Colez gliela tolta. Che Zenevic, attenzione che questo ha dimostrato saper tirare, sicuramente cos'è? Un palo di piede, no, qualcuno ha preso palo piede, col piede. Sì, sì, sì. Ma la perché gli è caduta sì, subito, però chiaramente in questo caso non può non fischiare. Prova un tiro dal nulla, Redael, dall'aglio, non so se Redael, il numero 7 è Davidone Redaelli, rientrato i balli, quarta rete per Giacomo Redaelli, ultimi 50 secondi di gioco, assoluta parità, 20 pari, possesso palla Cassano, quindi ci sarà sicuramente l'opportunità di arrivare a conclusione, ma poi probabilmente un ultimo possesso palla del Molteno, quindi sarebbe importante segnare intanto, far scorrere il maggior tempo possibile, sarebbe importante in modo che l'eventuale possesso palla del Molteno sarebbe solo alla ricerca del pareggio e non addirittura una clamorosa vittoria. Vittoria. Luca, però ti posso dire che sarebbe importante segnare un secondo dalla fine. Sì. Però chiaramente mancando, segnare, mancando 40 secondi e visto la rapidità subito con cui gli arbitri hanno chiamato passivo per tutta la durata del match, non credo che riusciremo a stare in attacco per 40 secondi. Oh, nessuno ha ammonito, eh? Eh sì, sì, diciamo, infatti questa qui credo che mancano 40 secondi, ma credo che entrerà agli annali della storia della Palmano, perché una partita del massimo del campionato con i ritmi con cui hanno giocato, perché hanno comunque giocato a ritmi alti, neanche un cartellino giallo, non dico 2 minuti, ma nemmeno una ammonizione, quindi vuol dire sintomo che la partita è stata, dovesse anche arrivare una sanzione adesso, ma sicuramente una partita bella e corretta, e questo a prescindere da chi vincerà ci fa enormemente piacere, perché il nostro sport è uno sport di contatto e sappiamo come parlare di sport di contatto in questo periodo storico già ha delle implicazioni che ti di suo, ma riuscire a farlo nella correttezza più assoluta, da non costringere gli arbitri a non tirare fuori neanche un cartellino giallo, vuol dire che le due squadre hanno messo in campo fondamentalmente una bella pallamano, e questo è un vantaggio per tutto il movimento. Certo, riprende il gioco, torniamo in cronaca. I balli centrale, 40 alla fine, 40 secondi, che gira la mano i balli.
Vediamo quale sarà la scelta tattica. Moretti. Balli, Moretti. Va Moretti, Balli doppio. Fantinato, palla un po' bassa. Bravo, riesce Fanti, a raccoglierla. Bravo. 20 secondi al termine. Vediamo quale sarà la soluzione offensiva. Moretti, Fantinato. Wow! Gol di Fantinato, 10 al termine. Non distrarsi, non distrarsi. Ci sarà l'ultimo assalto del Molteno. Tiro parato da Ilic. Palla. E possesso palle di Dorio. Vittoria del Cassano in extremis. Che partita, ragazzi, grandi emozioni. Che volta scorsa Dorio era stato il Trieste ad esultare l'ultimo secondo, questa volta la fortuna ride al Cassano, perché è stata una partita bella equilibrata e magari anche un pizzico di fortuna sull'ultimo rimpallo, sulla parata di Ilic, la palla è carambolata proprio nelle mani di Dorio, che non se l'è fatta scappare. Lui di suo ha fatto positivo, che l'ha presa e l'ha bloccata. La fortuna è stata nell'angolo di rimbalzo, che l'ha favorito chiaramente rispetto al giocatore del Molteno. Aveva favorito il più del Molteno, abbiamo visto il primo quindi tempo. Mandiamo quindi in archivio questa bellissima partita, vittoria Cassano 21-20, punteggio alto nonostante il ritmo alto, ma abbiamo visto come a un certo punto sia diventata una partita molto tattica, con i palloni che hanno cominciato a pesare. Cassano che torna alla vittoria dopo un periodo complicato, sconfitta casalinga all'ultimo turno con Trieste, sconfitta a Siena. Partita col Fondi rinviata al turno scorso per i noti problemi di positività, quindi Cassano che finalmente muove la classifica dopo l'ultima vittoria in trasferta a Merano nel recupero, e Cassano che può finalmente tornare a lavorare con maggiore serenità. Grandi complimenti però dobbiamo farlo anche al Molteno, assolutamente è stato sì. Il più classico dei derby, grande partita, Molteno l'ha promosso, ma con gli acquisti giusti fatti non in campagna acquisti la differenza a un livello scuole. Molto alto, la classifica non attuale del Molteno non dà ragione alla bellezza del gioco visto oggi, quindi siamo sicuri che i nostri amici di Lecchesi sapranno risalire la classifica e conquistare il posto che gli merita, cercando di mantenere la permanenza in Serie A anche per la prossima stagione. Bene. Quello glielo auguriamo ovviamente. Con il risultato di 21-20 per il Cassano. Cassano, ringrazio la truppa completo, Davide Cenci alla telecamera, Davide Bianchi in cabina di regia, Cassio Peti qua a fianco a me col microfono. E noi tutti ringraziamo Luca Basile. E dandovi appuntamento a settimana prossima, ci salutiamo con il classico e consueto buona palamano a tutti. Ciao. Ciao Calli.